Aggiungi ora perché questa cosa voglio che si veda. Ed eccoci qua ragazzi, benvenuti, anzi ben ritrovati qui su Hip Hop Tutorial Italia. Special puntata per Nema Che Video, Nello Maresca, un grande amico che ci deve venire a fare i video gratis, Nello. Cioè questo è sottinteso. Comunque, bentornati, oggi si continua con la seconda sessione di Jaded Young. Siete pronti? Avete studiato la prima? Se non l'avete fatto, ragazzi, tornate indietro, e se l'avete fatto invece, seguitemi. Namo! Nella prima sessione, ragazzi, sono stato buonissimo, mi sono fermato prestissimo per farvi appassionare al progetto. Spero vi sia piaciuto e continuiamo partendo da E1. E1. Siamo arrivati qui, ragazzi. Partiamo da N, 2, 3, saltino, 4, and 5, and 6, and 7, piccolo saltello, and 8, and a 1. Arrivo in posizione. Rivediamo un attimo questo 8. And 1 sono qui e faccio 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and 8, and 1. Ci siamo? Ho spiegato un po' in fretta? Riguardiamolo un attimino con calma. Qui saremo a E1. Scendo 2, scendo 3, salgo E4. Apro 5, spingo 6, e 7, e 8, e guardo sulla destra, e 1. Posizione da figo. Ok? Tempi corretti, velocità, media velocità, scende un po' rispetto all'ultima parte di prima. And 1, da qui vado 2 gomiti verso l'altro, 3, salto E, 4, spingo a 5, salgo 6, e vado 7, e 8, e 1. Come va? Spero bene. Da questo E1 continuiamo con So Fresh. Dice nella musica, noi faremo semplicemente questo, yeah. Un'apertura delle braccia, da qui, and 1, 2, 7, 8, and 1, 2. Verso i fianchi, verso l'addome, 7, and 2. Da qui i talloni faranno questo, tallone, tallone, stretto e piccolo, and 2. Molto veloce, 7, 8, e 1, e 2. Da qui che cosa faccio? Allargo le mie braccia, wow. 7, 8, da qui spingo verso l'esterno, entrano e vanno, 7, 8 e 1, roll up. Le mie gambe invece fanno monasteri, questo lavoro che ricorda il tempo dei ragazzi di colore degli anni 80 che facevano thank you Jesus, thank you Jesus. Questo è un po' di storia, vabbè, che si fa ancora, si chiamano gospel, si fa ancora, però è da lì che prende il nome, diciamo, quindi monasteri come monastero, ed era un passo fatto proprio dai ragazzi di colore ai tempi, quindi a Harlem, New York, eccetera, in quei quartieri, e noi lo utilizziamo ancora. Quindi siamo arrivati qui e farà E1, da qui concludiamo con N2 stretto, monasteri, 3, 4, just, dirà nella musica, quindi il atteggiamento deve essere solo... Da qui, attenzione a questa combinazione di braccia, faremo destra su, sinistra sotto, 1, and, 2, and, 3, giù, riguardiamolo con calma, 7, 8, 1, and, 2, and, 3, 4, di nuovo, 7, 8, 1, and, 2, and, 3, and, qui è proprio un 90 gradi, sono piazzato in questo modo. Da qui guarda cosa faccio. Il mio, adesso mi sono alto così vi faccio vedere per bene. Il ginocchio attaccato all'altro, così stretto, tallone va verso l'esterno e tallone cambia là. 7, 8, and up. 7, 8, and up. Bravi. Da qui, in questa posizione, fai lo stesso lavoro la gamba. Quindi tallone verso l'esterno, tallone sulle braccia e da qui rimbalzo verso l'alto facendo questo. Attenzione perché questa cosa voglio che si veda, quindi da qua diventate seri prima, siete belli seri normali, fai 1 e 2 e 3
Anna. Quindi è la mano che rimbalzando verso l'alto ti apre la bocca e ti fa sorridere. Come volete sorridere? Problemi vostri, voglio dire, fate così, fate così, fate così. Come vi piace, come preferite, ok? Quindi ripetiamo da questo and one, and one, and two. E salgo three, four, and five, and six, and seven, eight. Ci siete? Spero di sì, attenzione perché questo è molto veloce. Musicalmente sarà la 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 la. Quindi, seven, eight, la 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 la. Come va? Riguardiamo tutta la sequenza, partiamo da E1, 7, 8, and 1, 2, 3, and a 4, and 5, and 6, and 7, and 8, and 1, and 2, and 3, and 4, just, na 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 na. Com'è? Com'è? Eh? È figo, lo so. Lo so, non c'è bisogno che lo dite. Adesso lo riguardiamo di nuovo una volta e vado l'ultimo pezzettino avanti per finire poi la seconda sessione di oggi. And one, two, three, and four, and five, and six, and seven, and eight, and one, and two, and three, four, just da 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 da. Se non siete riusciti, non proseguite, tornate indietro e riguardate tante volte questa sessione. Una volta imparata, venite avanti e seguitemi. Da qui, se non me la fate ripetere troppe volte, sennò poi mi stanco, quindi non andate troppo avanti e indietro, sennò poi impazzisco, mi raccomando. Da and one, da qui scendo con il bacino in due tempi. And two, three. Quello puoi lo puoi caricare da uomo facendo boom, boom, forte, che semplicemente c'è un po' di stacco di bacino in più. Se sei una femminuccia, piega la gamba sinistra e scendi con il bacino. Ma comunque in entrambi i casi lo potete fare come preferite voi. Non è che ci sia tanta una caratteristica così definita uomo-donna in questo pezzo. Quindi da qui, 7, 8, 1, 2, le mie braccia fanno roll, 3, 7, 8, crab, crab, 3, e la gamba sinistra va, boom, battete veloce, 7, 8, 2, 3, and 4. Alla caduta della mia gamba sinistra, il bacino andrà subito in questa direzione, quindi insieme praticamente. Sono qui e faccio 4 and 5. Spalla in salita, and 5. Riguardiamolo di nuovo con calma. And 1, 2, and 3, 4, and 5. Da qui dei saltelli piccoli, tenuti, mantenete il vostro corpo e fate 5, 6, 7, 8, 5, 6, due saltelli, 5, 6, sposto tutto. Da qui diventi da simpatico a deciso. La musica cambia e dice right now e voi fate right now. Questo, io faccio così, però ognuno di voi può fare una cosa, potete fare pure simpatici. L'importante è che sia right now, sul pezzo. 7, 8, right now. Da qui concludiamo sempre con and one. And, afferro, one, giù. Quindi le mie braccia scendono e tiro il corpo verso il basso e la gamba sinistra va dietro. And one. E la possiamo dichiarare conclusa questa seconda sessione. Ora chiaramente dobbiamo impararla, quindi riguardiamola un secondo ancora con calma e ripartiamo sempre da questo and one. And one. Da qui farò two, and three, four, five, then six, and seven, eight, and one, two, three, and four, and five, six, seven, and eight, and one. Com'è? Vi piace? Se vi piace metteteci un cuoricino, iscrivete, chiamate gli amici, invitateli a partecipare alla nostra community qui su Hip Hop Tutorial Italia, qui sul Big Father YouTube, seguiteci insomma, dai. Rivediamolo dall'inizio, rivediamo da M1, M1, 2, 3, M4, M5, M6, M7, M8, M1, M2, M3, and four, just da 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 da, and roll, click, and up, boom, boom, right now, dee dee.
più che contarla, ve l'ho canticchiata, ma a mio parere vi dà una mano questa piccola parte e partiamo con l'ultima volta fatto insieme al tempo della musica. Ci siete? Siete pronti? Se non lo siete, non vedete ancora tutta questa sessione, diciamo così, fatta in velocità, ma cercate di rivedere quello che vi manca, così mi potete seguire bene in questo frangente. Andiamo, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3 e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 1, and 2, 3, 4, just, da 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 da, and, won't kick it now, bass, right now, diddy. Com'è andata? Spero sia andata alla grande. Se avete avuto delle difficoltà, come al solito, avanti, indietro, avanti, indietro, tutte le volte che volete, è gratis. Spero che il pezzo vi sia piaciuto. La seconda sessione da parte di Enrico De Marco, di Jan Jadid, finisce qui. Ci vediamo per la terza. A dopo. Grazie, Nema, che video. Ci devi fare i video. Ciao.